Un'altra questione molto seria da affrontare riguarda la visione nichilista. Il nichilismo, derivato dal latino nihil, nulla, designa le dottrine che negano un determinato sistema di valori o l'esistenza di una realtà oggettiva. Nichilista fu Schopenhauer, che distinse il mondo della pura apparenza fenomenica dal mondo invisibile della volontà. Al culmine della metafisica occidentale, la ricerca della verità finisce in Nietzsche col riconoscere l'assenza di ogni verità e il tramonto del concetto di Dio. Di fronte alla morte di Dio, Nietzsche propose un nichilismo attivo che smaschera i falsi valori tradizionali, annunciando il tramonto dell'uomo e l'avvento del superuomo. La tesi nichilista è vera e sapore, riguarda il prodotto tra l'essere e il non essere. Infatti l'essere del non essere porta a non essere, quindi lo annulla, e il non essere dell'essere lo porta ugualmente al suo annullarsi. Ma che cosa in verità si annulla? Semplicemente la storia in atto, tutta, nel suo pieno atto di tutto un disegno, tutto esistente in atto, il quale si annulla retrocedendo verso quell'essere in potenza in cui possiamo dire il disegno è tutto ancora nella mente del suo ideatore. Il nichilismo è questa tesi retroattiva che annulla tutta la realtà e la riconduce al suo esistere in potenza, è solo uno dei due aspetti della realtà, che non esiste solo nella forma retroattiva posseduta dal magnetismo e dall'antimateria corporea, ma esiste anche nella azione dell'elettricità e del moto della materia, nel verso unico dell'universo a crescita positiva. Quindi il nichilismo e l'annullamento di ogni verità è solo una condizione relativa al non essere dell'essere. Ma oltre il non essere, che annulla quanto è in atto, esiste anche l'atto che deriva dall'essere in potenza. Quindi ci sono entrambi i due enti, quello che si annulla e quello che si compie. Ci sono entrambi e tutte e due le visioni sono, è vero, un unico spostamento coerente di tutto che retrocede nell'idea assoluta del creatore. Questo è vero, ma l'attuazione legata al creatore esiste essa pure, perché noi non abbiamo solo n elevato a 0 di quanto è tutto in potenza, ma abbiamo anche l'essere in atto per un padre assoluto, uno, e un figlio assoluto, uno. Perché la verità è trinitaria, non solo unitaria, ma una e trina. La visione di Gesù Cristo supera di gran lunga quella di Nietzsche, che contraddice ogni verità, perché le avalla tutte quante. Tutto è vero. Tutto è il contrario di tutto.